Buongiorno, ciao Dani. Ciao. Allora, per questo nostro ritorno spumeggiante, quasi come da fuochi d'artificio, perché è un bel po' che non ci vediamo, soprattutto io e lei non siamo vicini vicini questa volta, No. e abbiamo deciso di fare una mega puntatona delle nostre pillole speciali di Vis-à-vis, ma proprio una specialone specialone con tre film che ho visto io al cinema, quindi vi invito ad andare al cinema. Ritorniamo nella sala a goderci i film come Dio comanda, nello splendore del grande schermo e del grande audio. E poi la mia amica Daniela, che a quale darò ovviamente come al solito da buon gentiluomo qual sono, la possibilità di iniziare di tre serie TV, credo, o due Tre serie. tre serie TV, giusto? In streaming. Quindi lascio la parola alla mia amica che partirà con quale? Quale vuoi? Vai, vai tu. Allora, io parto con Midnight Mass e parto con lei perché mi sbilancio stavolta dicendo che l'ho trovata praticamente geniale come serie. Sono rimasta piacevolmente sorpresa. Come sai e come sanno i nostri ascoltatori, sono fanatica dell'horror e del mystery. Quindi l'ho cominciata in realtà perché mi era banalmente arrivata la notifica di Netflix. Ho detto, toh, ce n'è una nuova e l'ho cominciata e sono rimasta sorpresissima. Alessandro, buongiorno. Il nostro fan number one che finalmente ho conosciuto live al Music Day dello scorso weekend e lo avremo presto, presto, presto Come in live ospite. come ospite. Ciao Alessandro. Quindi una serie che mi ha sorpreso finalmente piacevolmente e che ho trovato veramente con un guizzo di genialità. Ha degli aspetti forse un po' troppo pesanti, un po' troppo, come dire, che appesantiscono la serie in sé. Quindi parliamo, siamo su un'isola che viene chiamata Crockett Island, in una zona non specificata, si immagina al nord degli Stati Uniti. Sono andata poi a vedere dov'era questa ambientazione reale perché è molto affascinante e si trova a Vancouver in realtà e non è neanche un'isola. È semplicemente una spiaggia con un parco, ma rende benissimo come location. Abbiamo un gruppo di persone che vivono sull'isola proprio molto ristretto, 127 per l'esattezza, è quasi meno di un villaggio turistico, sono proprio poche, pochissime, tutti pescatori, famiglie tendenzialmente non molto agiate. Abbiamo subito in partenza questo, perché entra subito nel vivo anche come serie, e anche questo è l'aspetto interessante. Quindi c'è uno dei protagonisti, perché più o meno sono tutti coprotagonisti, uno dei protagonisti che sulla terraferma uccide involontariamente una ragazza mentre alla guida è in stato di ebbrezza. Da lì Ah. lui poi tornerà sull'isola dove scopriamo che il prete che da più di 40 anni che fa il prete su quest'isola, è partito per un viaggio nella Terra Santa, e in realtà non torna, torna un giovane prete. Allora io devo stare qui più che attenta, perché nel momento in cui parlo e dico qualcosa in più, spoilero e tolgo tutto l'effetto wow che c'è nella serie. Quindi arriva questo prete giovane che metterà un po' in subbuglio tutti gli abitanti. È una serie centrata sull'aspetto religioso, tantissimo. La religione cattolica spesso è stata utilizzata come base per film horror, si presta anche abbastanza. Qua devo dire che l'hanno declinata in maniera diversa e anche molto intelligentemente, perché sono tutti estremamente o alla base con una fede molto salda. Il prete ha una fede cieca nella religione e tutto si snoda su questo piano, non posso aggiungere veramente altro. Ho amato i personaggi, la parte. C'è tanta cattiveria anche, come voglio dire, la nostra religione, le nostre scritture riportano a volte, quindi viene esaltata, soprattutto da un personaggio che è la Perpetua, non sto svelando niente, la udirete subito tutti, perché Bene. rivela il lato proprio cattivo. La parte un po' pesante è, volutamente ci sono le, come si chiamano? Ho un vuoto in questo momento, quando il prete si Ah, perde le omelie, le e lui le prediche, omelie. ecco, Le quando lui fa, prediche. perché sono prediche reali, nel senso durano il tempo che durerebbe una predica, tutte le puntate, ogni puntata richiama a un evento biblico o qualcosa che troviamo nella Bibbia e quindi quello è un po' pesante. Ma se lo ascoltate attentamente è tutto molto coerente, molto logico e porta a un finale sorprendente.
quasi aperto, c'è un finale che potrebbe portare a una seconda stagione, consigliatissima, soprattutto agli amanti del genere. Quindi quante puntate e dove? Se, Netflix, 7 puntate da circa 60 minuti l'una. Caspita, quindi 6 film da un'ora, va? Sì. Bene, bene, bene. Molto alla, quando me ne parlavi mi sembrava molto alla Carpenter. Mi ricordava un po' The Fog e qualche altra cosa. Ma un po' ce l'ha quelle ambientazioni, eh? Bene, bene, sì. Bene. Allora, scusate, stavo soffocando da questa emozione horror. Allora, da un horror passiamo a un film di fantascienza. Anzi, vado in ordine con quelli da me scelti oggi, perché vado in ordine di quelli che ho visto al cinema, effettivamente. Prima ho visto l'anteprima di Dune, poi Respect e poi No Time to Die, 007 nuovo. Allora, Dune mi ha folgorato, ma poco a poco, cioè dopo la visione l'ho fatto mio, ma metabolizzato poco a poco, perché forse durante la medesima, questo film di Denis Villeneuve, regista di Arrival, Sicario e tanti altri, Blade Runner 2049, mi ha lasciato un po' perplesso, perché forse avevo troppo in mente, mentre lo guardavo, il film, diciamo, capostipite anni 80 di David Lynch, che fu un flop mondiale, fu un disastro veramente, in realtà poi non fu neanche tanto apprezzato né dalla critica né dal pubblico all'epoca, e forse di quei film che poi nel tempo rivaluti, quello di David Lynch. E quindi mentre vedevo sto film pensavo proprio a quello di Lynch e dicevo: caspita, me lo ricorda quasi pedissequamente, anche se ovviamente è come tutti ben sanno, che ha letto il romanzo da cui è tratto questo film. È un romanzo cerebrale, molto filosofico, per nulla diciamo nello stile fantascientifico classico, quello epico, leggendario, alla Guerra Stellare, anche se devo dire che guardi questo film e ti rendi conto quando George Lucas abbia preso a piene mani da questa storia e da tutta la sua struttura. Ci sono anche i Jedi, c'è Tatooine, c'è un po' di tutto. Però Lucas l'aveva trasposto più spettacolarmente, era proprio un film cappa e spada, proprio di quelli da, che ne so, film pirati nello spazio, d'avventura. Invece Dune è veramente filosofico, è molto religioso, molto politico, e Villeneuve ha mantenuto questa cosa. E soprattutto gli attori sono tutti quanti in parte, perfetti nei loro ruoli. Forse l'attore protagonista io l'ho trovato un po' troppo giovane, come si chiama lui, quello che fa Paul Atreides, Timothée Chalamet, spero che si pronunci così, però io avevo in mente ancora McLaglen, quello del film di Lynch. Devo dire che per togliermi questa visione linciana, a questo film ho dovuto metabolizzarlo nelle giornate successive. Avverto, per chi ancora non lo sappia, che comunque è un film diviso in due parti ed è già di per sé un romanzo infilmabile. Dovrebbe esserci, che ne so, tipo 16 ore di film per poterlo fare veramente come Dio comanda. Però questa è la prima parte. La seconda parte, se andrà bene questo al cinema, forse Denis Villeneuve riuscirà a farla e a produrla e a metterla tu la in vorresti? Scena. Sì, anche perché sennò diventerebbe un'incompiuta, come molte musiche o molte opere di grandi artisti della storia dell'arte in generale. No, sarebbe un peccato. Si presume che forse Netflix, se non andrà al cinema la seconda parte, ne farà un continuo seriale. Speriamo di no, nel senso che questo è un film che deve vivere prima parte, seconda parte, ma al cinema. E vedetelo al cinema, perché è un film che proprio ti prende e ti avvolge totalmente, da ogni punto di vista, visivo, narrativo, sonoro e anche musicalmente. Devo dire che Zimmer, in questo caso, è molto vicino a Vangelis e a Brianino del film di David Lynch, Dune per l'appunto, e al Vangelis di Blade Runner, non ha strabordato come al suo solito. Devo dire che funziona in tutte le sue parti ed è un film che ti rimane molto nell'immaginario. Dentro. È un film che deve sedimentare e porta fuori? Brava, brava. Ma non solo per chi ama la fantascienza, anche proprio per chi non l'ama. Cioè, è un film che non deve essere neanche catalogato all'interno dell'ambito generico della fantascienza, della sci-fi.
Allora, invece lascio la parola alla mia amica con la seconda serie di cui... Che cosa vuoi parlare? Jaguar o... Parlo di Jaguar. Jaguar, perfetto. Jaguar, una serie sempre su Netflix. Mi sembra che siano sei episodi, durano 8 episodi, scusate, 45-50 minuti l'uno. È una serie d'azione, ma storica. Quindi siamo in Spagna, serie spagnola, per cui ho un po', come dire, sondato l'Europa in queste tre serie, che mi è piaciuta prendendola come serie di azione. Okay. Ho visto che alcuni l'hanno definita classica serie B d'azione, perché un po' l'ambientazione, un po' il montaggio, un po' le musiche riportano a quella tipologia. Tra l'altro, a proposito delle musiche, sono rimasta completamente frizzata la prima volta che ho visto la sigla, proprio la... Sì, la sigla d'apertura. La sigla d'apertura. Non l'ho trovata perché volevo sottoportela. Vorrei tanto che tu la vedessi perché mi ha scioccato. Allora, probabilmente qualcuno potrebbe dire che è coerente anche col mood della serie. Io l'ho trovata completamente discorde perché sembra quasi la serie di un cartone animato, non so come dirti. Ah, ho capito. Un po' punk, un po'... Mi ricordava tanto Ken il Guerriero, ecco, tanto per darti l'idea. Non è che c'entri molto, secondo me, però poi sentirò anche il tuo parere. Quindi siamo in Spagna, anni 60, quindi siamo sotto il dominio di Franco, molto molto pesante, una situazione che in realtà non è stata portata alla luce quasi credo in nessun film da noi, non è arrivato tanto. Abbiamo una popolazione ebrea abbastanza importante, ma abbiamo anche tutta una rete di nazisti che sono scappati e hanno trovato rifugio in Spagna. Quindi la protagonista è una ragazzina, all'epoca era stata rinchiusa a Mauthausen, che perde il padre, abbiamo anche un sacco di flashback di quella situazione, che cerca vendetta nei confronti di chi ha ucciso il padre, ma anche di tutte le persone intorno a lui. Si scoprirà che c'è una rete che cerca tutti questi nazisti che in realtà non sono neanche tanto nascosti in Spagna a quell'epoca. Questa parte io per esempio non la conoscevo benissimo. Ho scoperto poi andando alla ricerca che erano assolutamente con i propri cognomi, i propri nomi, vivevano serenamente perché erano stati accolti a quell'epoca in Spagna. Quindi ci sarà una rete che cerca di arrestarli tutti, cercherà di fermare lei dal suo intento primario e coinvolgerla in declinando la vendetta per riuscire a creare rete. Non dico niente anche qua per non spoilerare, i personaggi sono misti a fantasia ma anche alla realtà, perché l'obiettivo primario nella prima stagione è quello del medico macellaio di Mauthausen, storico personaggio, e non dico appunto nulla su di lui. Ma la serie non finisce, cioè finisce aperta, quindi ci sarà sicuramente una seconda serie. Azione pura. Ho visto che le musiche sono di Federico Jusid, che è uno spagnolo che è molto molto in gamba. Allora, ma anche la sigla d'apertura? Ma credo di sì, boh, non lo so, poi andrò a vedere, non la posso vedere. No, te la devi vedere, sì, poi perché voglio sapere la tua opinione. Magari poi ne parlerò nel secondo volume del mio libro Game of Scores, se si farà un giorno. Allora, invece passiamo da questa action a un biopic musicale che io amo e devo dire che la peculiarità di questo film che ho visto come seconda anteprima al cinema è che a differenza di molti biopic che parlano di famosi cantanti o donne, uomini o gruppi storici, qua si sofferma molto sul fatto della creazione della canzone che poi è diventata famosa, che è diventata una cult song. E come è stata arrangiata, come è stata creata, come è stata scritta, è la cosa più bella che in assoluto io amo in queste tipologie di film, un po' come era successo in Bohemian Rhapsody quando creavano la canzone omonima che ha dato il titolo al film dei Queen, sui Queen. Qui parliamo di Respect, basta che dico il titolo già si capisce che parliamo di Aretha Franklin, interpretata tra l'altro magnificamente in odor di Oscar da Jennifer Hudson, che ha una voce spettacolare che arriva ai livelli quelli di Aretha Franklin. E devo dire che anche lei, una vita di quelle, queste povere donne
cantanti di colore, vedi Whitney Houston, vedi Tina Turner, vedi anche, poi non solo quelle di colore, ma vedi anche Janis Joplin, Nina Simone, Billie Holiday, hanno avuto delle vite, delle infanzie veramente, io dico a dir poco, scioccanti, a dir poco devastanti. Traumatiche. Traumatiche, brava, grazie alla mia amica che ha sempre il termine giusto. Però ti dico, non so come sono riuscite forse veramente ad andare avanti grazie alla musica, grazie a questo dono artistico che avevano, perché al posto loro io mi sarei ammazzato, perché veramente ne hanno subito di tutti i colori. Devo dire che anche Rita Franklin non sapevo che era stata violentata, credo da un cugino o da un amico di famiglia, e partorito giovane sta figlia, che e poi un altro figlio. Comunque una vita un po' particolare. Diciamo che si avvicina molto a quello che poi hanno subito storicamente, artisticamente, quello che è stato Whitney Houston o anche Tina Turner. Diciamo che hanno avuto uomini che non erano propriamente tali da averli accanto. E film molto, molto, molto interessante, canzoni d'altronde stupende, straordinarie, ed è il finale che non vi svelo, ma c'è un finale con un colpo di scena, diciamo reale, tra virgolette lo dico così, reale, che fa venire i brividi e fa sgorgare qualche lacrima. Per gli amanti dei biopic musicali e delle grandi artiste del nostro passato è consigliatissimo. E spero che Jennifer Hudson vinca un Oscar, perché devo dire che è straordinaria, ha una voce di quelle che abbiamo già visto tra l'altro in film quali, se non vi ricordate male, lei aveva interpretato Cats, ancora da noi non è arrivato la versione di Andrew Lloyd Webber al cinema, ma aveva fatto, io l'avevo scoperta con Dreamgirls, aveva sortito lì, che era una cantante di colore incredibile, e qui devo dire che ha lo stesso livello di bravura. L'ultima serie della mia amica Daniela, su quale canale streaming? Sempre Netflix. La figlia di Netflix, oggi è Netflix. Esatto. Forever. Vai. Si intitola Post Mortem. Anche qui con Allegrissima. Proprio. Sì, ma è quello. Oggi l'allegria proprio, e vai. Ma in realtà questa sì, perché ha un humor non nero, nerissimo. Comunque, okay. Post Mortem, Nessuno Muore a Scarnes, perché questo è il titolo completo. È un film di Elizabeth Mueller. Sì, ci potrebbe pure stare. È una serie composta da 6 episodi, più o meno da 45-50 minuti l'una, norvegese, quindi noi siamo nei paesi nordici. Esatto. Hai spaziato. I colori ci sono tutti, quindi tutto molto grigio in esterno, tutto che ti rimanda al freddo, anche se in realtà è ambientata in un periodo, in una stagione calda, ma ti rimanda al freddo. All'interno è tutto molto asettico, anche perché tra ospedali e sale delle autopsie, come rimanda il titolo, un po' è quasi algida come serie, no? Come fotografia soprattutto. Inizia subito con la morte, anzi vediamo una ragazza morta, completamente nel nulla, in questo sorto di prato. Viene portata via per fare l'autopsia, le pompe funebri che vengono chiamate sono quelle del padre e del fratello, quindi già si sente una pesantezza un po' particolare, e mentre gli stanno per fare l'autopsia si risveglia, tutti pensano a banale stop del cuore, anche un termine medico, questo tipo di patologia, torna a casa, ma da quel momento niente più come prima, anzi pare che ci sia qualcosa di genetico. Mi fermo qua, perché qualsiasi cosa in più sarebbe spoilerare qualcosa. Allora, non è una serie che io posso consigliare, spingere dicendo bellissima, ma devo dire che passa abbastanza velocemente, è umoristica, è ironica, perché le situazioni sono anche un po' paradossali, soprattutto lei con i componenti della famiglia, lei che non capisce cosa gli sta succedendo, perché c'è una sorta di trasformazione sua dopo la resurrezione, se vogliamo chiamarla così, quindi godibile per chi piace soprattutto i format nordici nostri, è un cliché, per cui ci può stare. Bene, bene, bene. Mi hai instillato la curiosità su tutte queste 3 serie che ci hai raccontato. Allora, in ultimo, finisco io tornando al cinema, quindi altro film da vedere sul grande schermo, non ci sono dubbi,
il 25esimo capitolo della saga di Infinita, e per me, che sono un grande fan, piacevolissima, di James Bond, alias 007, al servizio segreto di Sua Maestà Britannica. L'ultimo film del periodo Daniel Craig. E devo dire che ora che posso fare un sunto di questi film da lui interpretati sul mitico agente segreto con licenza di uccidere, devo dire che per me in questa classifica, ora che è uscito No Time to Die, dopo un anno e passa dal quale doveva uscire, ma a causa pandemia è stato rinviato più volte, tanto hanno dovuto rigirare anche alcune sequenze perché alcuni prodotti di merchandising del film erano diventati datati. Quindi obsoleti, davvero. Obsoleti, hanno dovuto rigirare alcune sequenze, soprattutto con un telefonino. Ma detto ciò, a parte queste cose che sono state sempre storicamente messe all'interno dei film bondiani, devo dire che vedendolo posso fare una classifica. Al primo posto c'è Casino Royale, al secondo posto c'è Skyfall, capolavoro, al terzo posto Quantum of Solace, al quarto posto Spectre, e devo dire che in ultimo c'è questo No Time to Die, che da fan qual sono, pur essendoci in parecchie sequenze molto fan service, proprio omaggi a Dottor No, al primo Licenza di Uccidere mitico, al servizio segreto di Sua Maestà, con il George Lazenby, unica volta presente come Bond sullo schermo, che però mi è piaciuto tanto, è bistrattato, ma secondo me è uno dei migliori film della saga bondiana in assoluto, dopo quelli di Connery, e questo qui di Grey, che l'ho trovato sconclusionato, mi ha fatto dormire in alcune parti, macchiettistico dal punto di vista dei villain, vuol dire l'attore che ha fatto Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, che qui fa il cattivo, Rami Malek, che è veramente insulso e insignificante, dice vabbè. No. Vedi, come il film che avevo visto io con Denzel Washington, lui non rendeva niente. C'è il villain di questo film, pur molto pandemico nella risoluzione, nel McGuffin della trama, che anche lì è molto fine a se stessa, vabbè, c'è il solito, come si vogliamo chiamare, il solito scienziato pazzo, quello di distruggere tutto il mondo, vabbè, non ce ne può fregare da meno, perché tanto lì, ai fini della storia di Bond, proprio, boh, vabbè. Blofeld, il mitico cattivo per eccellenza della Spectre, qui va, proprio c'è, non c'è, è la stessa identica cosa, povero Christoph Waltz, che lo interpreta e che ritorna dopo Spectre. Ma devo dire che Greg, l'ho visto in lingua originale, Greg è sempre fantastico, la nuova 007 che prende il suo posto nel film, poi non si sa se ci sarà uno 007, come dicono tutti, uno di colore, uno che diventa donna, non si sa che sarà donna, no, ma non ha importanza, questo non ve lo spoilerò, però devo dire che il film mi ha veramente deluso. Dura 2 ore e 40 e non ce la fai più, perché se durava 1 ora e 40 era perfetto, pur nella sua sconclusionata trama, e delusione massima per un fan di Bond, che devo dire mi aspettavo altro come chiusura della saga bondiana e di questo 25esimo film con Daniel Craig, che comunque ho ammirato molto come James Bond. E non vi svelo, c'è un finale che dà colpo di scena di quelli che rimane, pur nella sua sconclusionatezza. Giusto? Bene, ti parte il ponte, a noi parte sempre questo ponte, quindi ringrazio i dentisti che me l'hanno fatto bene, e per il resto ci sono rimasto veramente male. Zimmer, anche qui, dopo Dune, torna musicalmente, ovviamente i temi di 007, quelli sono iconici e quelli rimangono, il tema d'amore di questo nuovo di Zimmer sembra un omaggio a John Barry, ci sono delle citazioni di altri temi di John Barry di film di cui ho appena parlato, e motivati ovviamente, dal punto di vista action musicale, Zimmer è sempre Zimmer e fa tanto rumore, molto rumore per nulla, come diceva Shakespeare in una sua opera omonima. E mi dispiace, mi ha deluso credo molti critici quella sera, e l'unica cosa che devo dire è che questa prima anteprima mondiale in contemporanea, veramente con tutto il mondo, ha avuto degli ospiti d'eccezione, che non sono VIP, che non sono critici giornalistici come sottoscritto, ma
è stata fatta questa anteprima per tutti i medici e gli infermieri che hanno lottato contro il Covid, del Sacco, del Niguarda, del San Raffaele e di altri ospedali, a cui hanno offerto questa anteprima mondiale per godersi una serata in piena rilassatezza adrenalinica, perché comunque il film è adrenalinico, diretto dal regista, tra l'altro, di True Detective, che qui però credo che non si faccia neanche caso che ci sia, che si chiama Keri Fukunaga, però è stata una cosa, forse la cosa più carina della serata, questo omaggio a tutte queste persone che hanno lottato veramente come agenti non segreti ma agenti reali contro il Covid. Detto questo, vedetelo, tanto i fan di Bond lo vedranno ugualmente, anche i curiosi lo vedranno ugualmente, poi magari aspettiamo giudizi prossimamente. E per chiudere questa puntata speciale di quasi mezz'oretta, ma noi bravissimi riusciamo sempre a ridurre i tempi, ringraziamo Nico Cirillo, Massimiliano Carlo Tognini, Mariangela Darsena e Alessandro Cardinali per seguirci in questo preciso momento live. E ciao. E ci vediamo alla prossima puntata delle pillole di Vis-à-vis, ma anche forse di una classica nostra puntata, quella con un po' che non facciamo una bella puntatona, ma la faremo, vero Dani, che la faremo una speciale su una serie che ora è tornata, che abbiamo, è stata la prima serie che abbiamo fatto, e vi serve una puntata, come dire, di festeggiamento, infatti festeggiamento e ad hoc con un pubblico speciale e con ospiti speciali. Allora, grazie, e guarda, mettiamo l'ultimo messaggio che ci è arrivato in questo giorno. Ciao, sempre grande. Grazie Massimiliano, un abbraccio a tutti i nostri fan, alla prossima puntata, e andate al cinema e vedete film sulla grande schermo nella grande sala. Grazie, ciao. Ciao Dani, ciao tesoro.